Buona la prima per la formazione di Mister Sottili. Il test amichevole con la rappresentativa dell'Alto Casentino ha inaugurato la nuova stagione dell'Arezzo. In avvio di gara subito Moscardelli show con l'attaccante che di testa ha sbloccato il risultato. Prima dell'intervallo ancora Moscardelli su punizione e poi Grossi hanno portato a 3 il bottino dei gol. Poi nella seconda frazione di gioco ampio spazio per i cambi con la rete di Erpen a chiudere il match sul 4-0. 4-2-3-1 il modulo scelto dal tecnico Amaranto. Va bene così, soprattutto bisogna essere bravi a mantenere questo entusiasmo che i tifosi hanno portato oggi in Casentino. Noi lavoriamo per questo, lavoriamo per far sì che si possa sempre provare a giocare per vincere. Poi sappiamo che ci sono degli avversari, ci saranno avversari importanti, sappiamo che questa è una squadra completamente nuova, non ci sono ragazzi che si conoscono e quindi ci vorrà anche un pochettino di tempo. Nonostante domenica il calendario offra già la prima partita di Coppa contro la Carrarese, il lavoro che attende gli Amaranto è ancora lungo. C'è da migliorare tutto. C'è da migliorare nella condizione atletica, c'è da migliorare nelle scelte delle giocate, c'è da migliorare, ma se non fosse così dopo 10 giorni, dopo 11 giorni, io penso neanche, cioè, se tu vai dalla Juve che l'anno scorso ha vinto tutto e parli con Allegri, c'è da migliorare. Rosa ancora da completare, ma Sottili non si sbilancia. La rosa non è ancora completa, però mi sembra sia corretto che l'allenatore parli solo esclusivamente dei giocatori che ha a disposizione, di quelli che allena.